Foschini, allora, quando è come nasce l'idea di fare un libro sulla mafia garganica, che è un tema che sembra un po' un tabù? Ecco, nasce dal fatto che è un tabù, nasce dalla necessità di un racconto e nasce anche dalla necessità di non lasciarvi soli, perché a me fa particolarmente piacere parlare con voi, perché da lettore vi dico che fate un lavoro straordinario, pericoloso, assolutamente encomiabile, bisogna starvi accanto. E l'unica maniera per starvi accanto è raccontare le cose che accadono, di non lasciarvi solo nel racconto. Quello che io e Carlo ci siamo posti come obiettivo, che tutte le volte che leggevamo, che ci raccontavano, che le forze investigative ci raccontavano quello che accade in questa terra, ci diciamo: ma com'è possibile che non lo sappia nessuno, perlomeno? E allora abbiamo detto: l'unica maniera è raccontarle. E l'unica maniera è raccontarle per cercare di cominciare una rinascita, che devo dire già c'è. Noi oggi abbiamo avuto accanto a noi le vedove dei fratelli Luciani, perché sono delle persone straordinarie. Perché io in tanti anni, tra Sicilia, Campania, lo stesso in Puglia, quella lucidità del racconto di come si rinasce non l'ho trovata mai. Quindi secondo noi era importante raccontarlo, ed era importante raccontare anche questi semi di rinascita, ed era importante non lasciare una terra straordinaria come il Gargano e come la provincia di Foggia da sola. Dal libro che spaccato se ne trae della mafia garganica, che idea ti sei fatto mentre veniva buttato giù, insomma, capitolo dopo capitolo? Io sono pugliese, ci lavoro da anni, poi insomma, siamo a Roma, però insomma, quindi l'idea era appunto di una mafia che non è raccontata, e quando è raccontata per l'opinione pubblica è raccontata male, non è quella mafia di Pastori, non è vero, ha dei tratti incredibilmente arcaici, ma è una mafia che fa affari come tutte le mafie, che punta sul controllo del territorio, che inficia fortemente quella che è la qualità della vita della gente che ci vive. I mafiosi sono meno, cioè le persone per bene sono di più. Il problema è stare accanto a quelle persone per bene. Ecco, insomma, questo penso che sia il momento. Ultima domanda, c'è anche un problema legato al fatto che spesso in tanti negano proprio il fenomeno mafioso, soprattutto nelle piccole realtà garganiche, anche in quei comuni sciolti per mafia. Questa è la cosa. È esattamente il percorso che è accaduto identico in Campania. Nel momento in cui qualcuno comincia a raccontarla, ti diranno che non c'è. E nel momento in cui ti dicono che non c'è, vuol dire che stai facendo esattamente bene il tuo mestiere, che è quello che fate voi, proprio voi di immediato. E lo stesso vale per le amministrazioni comunali. Diranno che sì, ma in fondo sono quattro pastori, invece non è vero, hanno infiltrato le amministrazioni comunali, hanno infiltrato le istituzioni, voglio dire, i Liberigoli Seiro Mito per primi hanno visto la grande potenza del turismo religioso, sono i primi che hanno partecipato agli appalti per la matinizzazione. Non c'è nulla, i maiali non esistono più da un sacco di tempo. Il problema è raccontarla questa cosa e soprattutto non lasciare solo come voi chi la racconta.